Ed eccoci tornati alla normalità, le feste sono passate. Oggi è 10 gennaio, io ho acceso il fuoco perché fuori imperversava la bufera, ragazze. Un grandissimo freddo oggi, forse il primo giorno davvero di freddo in Calabria, almeno per me. Mi metto a programmare il programmabile e diamo inizio anche a questo vlog. Buongiorno, buongiorno. Stamattina merode. Sì, merode. Ma serio, ragazze, non ne va una giusta, mezza giusta. Avete presente quelle mattine in cui vi alzate e state nervose col mondo? Ecco, questa è una di quelle. Stamattina io proprio zero, zero voglia di tutto. Ho uno scazzo che metà basterebbe. Proprio. Mamma mia, comunque ci sistemiamo un po' anche perché stasera devo andare, devo tornare dalla psicologa. Cavolo, ho qua, devo tornare dalla psicologa. Quindi mi sistemo da ora perché poi se no pomeriggio mi scoccio. Mi dovevo leggera, sistemato. Ho fatto la piega, la doccia, i capelli li ho lavati e ho fatto una piega. Molto veloce, semplice alla fine. E niente, adesso mi tolgo un po' di macchie dal viso. Ma nulla di che, ragazzi, proprio poco poco, qualche lieve aggiustamento perché, come vi ho detto poc'anzi, stamattina merode non poco. Intanto non riesco ad usare le mani, cioè qualsiasi cosa prendo e tocco mi cade dalle mani. E quindi mi innervosisco in maniera esponenziale ogni volta. Poi non sono riuscita a pulire come volevo. Ho sistemato, ho dato una leggera pulita al bagno, una sistemata intorno tutta casa, ma niente di che. Quello che ho potuto, proprio perché uno mi danno appunto questo problema alle mani stamattina. Non riesco a usarle bene e poi di conseguenza la voglia se ne va a farsi strabenedire. Soprattutto mi chiedo, sto registrando? Sì. Beh, Dio mio. E niente, quindi stasera in tarda serata si va dalla psicologa. Ora devo vedere cosa ho nel menù, perché non vorrei, mi capita sempre quando vado dalla psicologa di uscire affamata. E quindi voglio tener pronto in modo tale da avere tutto pronto quando arrivo, perché altrimenti mi mangio questo mondo e quell'altro. E non si può, perché io ieri ho iniziato il nuovo piano alimentare. Oggi a pranzo ho risotto con la zucca e lo faccio anche a Francesco. Nel frattempo mia sorella mi manda messaggi perché siamo in preparazione della sua partenza. Domani lei deve partire per andare a fare un controllo, io devo tenere i bambini e quindi mi sta dicendo le ultime cose. E dopodomani io devo fare un esame importantissimo per il quale sono molto tesa. L'ho già fatto un'altra volta, se non due, questo esame, ma sono particolarmente tesa sto giro. Bene, vabbè. Comunque, ragazze, trucchiamoci in maniera molto, 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 come dire, semplice e leggera. Tra l'altro, Francesco mi ha detto perché qua ti fai quella striscia arancione. In realtà non è arancione, utilizzavo, perché adesso non lo utilizzerò più perché forse non mi sta più bene. Io una volta lo utilizzavo sempre, utilizzavo questo qui di Nabla caramel, questo
è un ombretto che per la zona di transizione mi è sempre piaciuto un sacco, ma forse non mi sta più bene, quindi ecco, non lo so. Infatti mi guardavo anch'io e non mi convinceva troppo rispetto a un tempo, quindi non lo farò oggi. Nel frattempo invece mi sto impiastricciando la faccia, che bello ragazzi, stamattina ve l'ho detto, non ne va mezza. Andiamo a sfumare un po' qua, così facciamo una leggera ombreggiatura qui intorno all'occhio, possibilmente senza chiazze, e poi vado a mettere un po' di matita nera. Che cazzo ho combinato, non si sa. Dai, che bello, ecco qua, dai che forse l'abbiamo ripreso. Ho un po' di occhiaie in questi giorni e quindi insomma non mi sento proprio al massimo della forma. Vi ho detto che mangio risotto con la zucca oggi e ho già fatto la merenda mattutina e poi mi faccio una bella insalatona di finocchio e carote, mi pare ci sia oggi, e qua, e questo è quanto. Ieri sera invece ho fatto hamburger di ceci che mi sono piaciuti tanto, mi sono venuti bene, devo dire, gola. Ma ultimamente io non mi sono manco truccare più, ragazze, due palle, no, guardate, vi giuro, io stamattina mi sono svegliata che odiavo tutti, mamma mia, ma tutti, Ether, quando mi sveglio così, ragazze, mamma mia. Voglio andare a mettere questo oggi, Monsieur Big, e vado a mettere prima la base, la building base di Dior, che tra tutte quelle che ho, ragazze, è quella che è meno efficace. Ho quella di Avon, quella di Essence e questa di Dior è quella che mi piace meno, una volta la amavo. Oh. Ok, gira il mondo, gira nello spazio senza fine, quanti amori, il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Bim bum bum. Ancora devo comprare il tonico, perché non riesco a stare senza, ragazze, quindi devo comprare il tonico e però non lo so, non so, sono indecisa se comprarlo o meno, perché voglio prima magari finire tutti i fondotinta che ho e quindi volevo comprare un fondotinta in polvere, compatto, insomma, molto comodo. Poi, ragazzi, in questi giorni sto utilizzando questo e ve lo volevo mostrare, che è praticamente un vasettino all'interno del quale c'è vaselina. L'ho presa per le labbra perché veramente, ragazzi, si spaccano assolutamente. Le ho provate tutte e le cose che mi stanno aiutando tanto sono due, ragazze. Questo quando mi trucco, che è il Lip Glow Oil di Dior. Costa un occhio della testa, ma veramente vale tutti i soldi spesi, perché è veramente top, toppissimo. Questo qui è anche questo, diciamo, non costa poco per essere un vasettino minuscolo di vaselina. Poi questo qui è a creme brulee, un odorino che viene voglia di mangiarlo tutto, soprattutto se siete a dieta,
molto molto carino. Ho sentito, è molto molto valido, ho sentito che la vasellina aiuta moltissimo a riparare le labbra e quindi l'ho voluto prendere. Avvicinatevi però ragazzi, non state lì, e vi volevo mostrare delle cose che ho finito. Le introduco qui, così poi li vado a buttare. Vado a buttare le confezioni. Allora, ho finito questa confezione piccolina di Dior Maximizer per le ciglia, che è appunto il Building Base Mascara di cui vi parlavo prima. E questo l'ho utilizzato tanto in queste feste, perché comunque me lo portavo appresso, l'ho utilizzato su mia sorella, insomma una cosa o un'altra. L'ho finito e come vi dicevo prima non è il migliore che ho. Poi ho finito il tonico, eccolo qui, non ce n'è più nemmeno un goccio, finito, strafinito. Il Capture Total di Dior, decisamente valido. Vi faccio un po' di ASMR, che dite ragazze? So che tante tra voi si rilassano con i miei video e allora potrei prendere anche questa strada. Che dite? No, sto scherzando, non vi fate prendere un colpo. Comunque questo l'ho finito ragazzi. Come vi ho mostrato in uno degli ultimi vlog, ho finito anche questa crema di IM o IMIM, insomma questa qui. Questa mi è stata inviata dall'azienda e veramente mi sono trovata bene, molto bene, mi piace un sacco questo brand, mi sono trovata veramente bene. Poi ho utilizzato questi e mi sono piaciuti, che sono i patch occhi di Astra, energizzante e decongestionante. Devo dire che mi sono piaciuti ragazze, perché avevo gli occhi molto gonfi, la zona sotto gli occhi molto molto gonfia e praticamente si è effettivamente decongestionata la zona, quindi questi mi sono piaciuti abbastanza rispetto a tutti quelli che ho provato in quest'ultimo periodo e ne ho provati un bel po'. Ho finito un bel po' di questi campioncini qui, di queste mini taglie che mi sono uscite dal deludente calendario dell'avvento di Balea, che sicuramente non prenderò l'anno prossimo, almeno al momento non ho intenzione di prenderlo perché non mi è piaciuto sinceramente. Comunque questo qui era un, sapete che, olio corpo. Finito tutto, sotto la doccia ho utilizzato anche il peeling doccia, anche un gel doccia, insomma ho utilizzato un bel po' di cosette. Poi ho finito la crema di zia Charlotte Tilbury, Charlotte's Magic Cream, questa qui. Questa è molto corposa, molto molto valida ragazzi. Io questa l'ho utilizzata soprattutto di sera, proprio a mo' d'impacco, quando sentivo la pelle particolarmente provata. Per esempio, sono stata un giorno intero in ospedale, al chiuso, mascherina, aria condizionata, chiusura, stress emotivo e non. Quando sono tornata a casa sentivo la pelle tirare e quindi ci ho spiaccicato sopra questa, ragazze, che essere. Se l'è bevuta tutta e devo dire che la mattina mi sono svegliata con una pelle praticamente rinata. Questa mi era stata inviata dall'azienda, l'ho finita, adesso sto utilizzando quella per gli occhi. Poi ragazze, sto quasi per finire questo, che è il profumo Addict di Dior. Veramente ce n'è pochissimo ragazze qui, è veramente buonissimo, adesso lo metterò anche ora. Mamma mia, che cos'è questo profumo ragazze, se non l'avete mai sniffato, sniffatelo. È Addict di Dior, è veramente qualcosa di spettacolare. Vi volevo mostrare anche cosa ha ricevuto invece Francesco per la Befana, dato che siamo in tema di profumi. La Befana gli ha portato questo qui, questo è un 50 ml mi pare, pare sia 50 o 30, non mi ricordo, no 50 infatti, 50 ml Burberry, buonissimo ragazze, mamma mia è fantastico questo qui. Ora non so come si chiami, aspettate che vedo se lo trovo il nome, non so. Comunque Eau de Parfum, questo qua veramente ottimo, buono buono buono, piace anche a lui, devo dire che è veramente veramente bello. E poi guardate quanto è carina la boccetta col vestito. Va bene, adesso che famo? Andiamo di là. A parte che fa un freddo ragazzi, io ho la maglia sotto, questa sopra con una bella felpa pesante e i pantaloni felpati, perché mi stavo a congelare i capelli, li ho legati così perché non li sopportavo cucinare.
E adesso vado a vedere appunto di organizzarmi tutto anche per stasera. E niente, ci vediamo dopo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come vedete sono a casa di mia sorella. Ho la stessa maglia di ieri perché in realtà sotto mi sono cambiata, ma ho tenuto questa perché comunque ancora la potevo tenere. Poi venendo qua da mia nipote, dalla mia nipotina sicuramente ne vedremo delle belle, quindi ho detto meglio mettere questa e finire di sporcarla e poi domani la fiondo in lavatrice o stasera stesso. Allora, io mi sto facendo una tisana e sto facendo la bravissima, non la brava, la bravissima. Perché ieri, uppi, ecco qua, questa, se la vede mio nipote, sta tazza mi ammazza, dice me l'hai rubata zia, la metto qui. Perché, vi dicevo ieri, Francesca ha voluto alla fine gli gnocchi con pancetta e burro e io ho seguito il mio piano alimentare, sono motivatissima, sto prendendo questa tisana che mi piace un sacco, la devo, una delle cose di Balea che mi è piaciuta, che ho preso su Balea che mi è piaciuta, a differenza del calendario che, come vi ho detto, invece ho odiato fortemente. Stamattina qui fa un freddo assurdo, devo dire che è vero amore, fa freddo? E allora metti le calzine antiscivolo. Come no? Si mettono le calze, si mettono nelle mani. Volete vedere cosa ha fatto? Per te, via. È per me. Sì. Fammi vedere come si mettono queste calze. Metti le mani qui. Così si mettono. Sì. E queste le devo mettere io. Sono anche molto pulite, vedo. Sì, adesso lo togliamo, amore. Quindi sto facendo la tisana e sto preparando una bella tisana e ora mia nipote si sta mettendo le mie UGG. Panico, paura. E sono solo le 9. Dovrò stare tutto il giorno qui. E niente, ragazze, quindi vi dicevo, modalità babysitter on. Non so se riprenderò spesso oggi perché ovviamente devo stare con loro e comunque mi prende soprattutto la piccola molto tempo. Poi i due grandi sono a scuola e torneranno a ora di pranzo, ovviamente. Quindi tra preparazione, pranzi, poi pomeriggio tutto quello che è necessario fare, compiti, Piccolo deve compitini, andare, mio mio nipote nipote è deve andare a piccolo. basket, quindi un po' un bordello, è vero? Eh già, e quindi ci aggiorniamo. Help! Ha preso la palla da basket. Help! Ragazze, allora, ragazze, mi appoggio qui un attimo, vi voglio far vedere le cose che ho preso perché siamo usciti, stamattina siamo dovuti andare un attimo in un posto e mentre mia nipote sgranocchia patatine di Hello Kitty, gnac, 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 che fatica fare la dieta con voi, gnac, gnac, vi faccio vedere quello che ho finalmente trovato, quindi ne ho approfittato perché cercavo da tempo queste cose e ho preso il famosissimo Spicy Plumper, questo qui di Astra, che vorrei provare subito in realtà se riesco ad aprirlo. Allora, è così, vedete? È lip plumping praticamente, plumper, è al peperoncino, caffeino e zenzero, super famoso sul web, però non lo proviamo adesso. Io non ce la posso fare, ragazze. Perdonatemi, pormi canale loco. Dove mi metto? Dove mi metto? Poi ho preso questo che avevo, ragazzi. Il bello è che io questo qua lo avevo e mi trovavo molto bene, ma l'ho perso. Infatti, ieri prima di comprarlo, prima di andare a comprarlo stamattina, sono andata a cercarlo ovunque. Ho girato in tutte le borse, le ho messe sotto sopra perché io lo avevo ed è veramente bello, ragazze. Questo sarebbe praticamente il dupe economico di quello di Dior. Sinceramente, 5 euro contro 28. 28 quando mi va bene. Questo, di questo io ho sempre bisogno perché ho le labbra sempre screpolate, come sapete.
E vi ho detto ieri. E poi ragazzi, ho visto questa qui e ho voluto prenderla perché è della linea Pure Beauty e aveva questi colori stupendi, ragazze, bellissimi, che sono i colori che uso più io. La prendo perché comunque sono sempre, ricordiamoci che sono cose abbastanza low cost. Adesso io vi saluto e chiudo questo. Io vi saluto e chiudo questa penosa ripresa. Veramente. Abbiamo raggiunto livelli mai raggiunti in questo canale con questa ripresa da Nana. Però scusate il sottofondo di crunch, 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 ma i miei nipoti mangiano. Non curanti del fatto che io sono a dieta ferrea, mi mangiano patatine in faccia. Ci vediamo dopo. Ah, oggi io ho fatto couscous con zucchine e insalata di endivia belga con mele tagliate, con una mela tagliata dentro. E sto. E loro lasagne. Mi pare normale, mi pare giusto. Lasagne. Vieni qua. Ammutinamento. Vieni che voglio mostrare il cosino che hai vinto, che ti è uscito, il fiocchetto che ti è uscito da la faccina. No, nascondi, vieni, vieni, vieni. Guardate che cosa è uscito dal mio nipote, dalle patatine. Guardate che bello. E adesso metto le titi. Che testa che c'è questa qua. Ecco il mio couscous. Allora, siamo a qualche giorno dopo. Come vedete, io sto pulendo la cucina e l'open space e poi vi faccio vedere una cosa che mi è arrivata da Shein che mi è piaciuta tanto, ed è questo appendino per le spugne. Ne avevo prese due ma mi è arrivata solo una, non so perché, ne prenderò altre. Poi ho fatto i broccoli affogati, noi li chiamiamo così in Calabria, per pranzo ho mangiato questi con 60 grammi di couscous. Buonasera ragazze, è il giorno dopo e stamattina avete visto un po' di pulizie e cose varie. Dopodiché ho pranzato e ho fatto merenda poco fa. Ha suonato il corriere e mi ha portato queste cose che mi sono arrivate da Shein, quindi ve le volevo mostrare così poi le vado a sistemare. Non mi faccio vedere oggi perché sinceramente ragazze non ne ho molta voglia, però vorrei mostrarvi queste cose, e tra l'altro non è nemmeno un obbligo perché ve le mostro in quanto sono cose molto sfiziose e carine secondo me. Ma queste le ho comprate io stessa con il mio codice sconto, ragazze, quindi io collaboro sempre con Shein, lo sapete, però a volte compro anch'io sul sito quando vedo le cosette sfiziose, siccome costano poco, non si trovano più nemmeno dai cinesi queste cose, ragazze, e sono ottime come qualità secondo me. Una cosa per esempio con cui mi sono trovata bene la scorsa volta sono questi stampini per biscotti. I miei nipoti adorano fare i biscotti con me e io volevo degli stampini un po' più grandi rispetto a quelli che ho già, quindi sono andata a prendere questi. Ok, allora sono molto carini perché praticamente una volta fatto il taglio, quindi tagliato il biscotto, poi si va sopra con lo stampo e si dà praticamente la stampa in questione. Per esempio questo qua verrà tipo a due quadrati, questo cuore con questo cuore che vola, e qua che abbiamo, ecco, dei fiorellini così, insomma molto carini secondo me, quindi li volevo prendere perché secondo me sono molto 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 validi e carini e utili. Sempre in ambito dolciario ho preso questo tagliatorte che praticamente è quello, non so se si può vedere perché un po', insomma è un po' difficile vedere questo filo, ma praticamente è quel aggeggio che serve a tagliare la torta quando per esempio si fa il pan di Spagna, per tagliarlo a due e farcirlo. Mi serviva e l'ho preso. Poi sempre in settore, sempre in ambito culinario, ho preso questo qua che mi interessava molto ed è praticamente quel aggeggio arnese, insomma non saprei come definirlo, che si mette nei pacchi quando appunto i pacchi quando apriamo i pacchi e poi non c'è un modo per chiuderli, si mette questo, è praticamente come se ci fosse
Ecco, come se ci fosse un'apertura che sigilla e mantiene la freschezza. Poi ho preso questa qui. Come vi ho detto ieri o avantieri addirittura, avantieri per il lip oil di Astra, vale, vi ripeto anche per questo, che ce lo avevo, però l'ho perso clamorosamente, il che è molto più clamoroso perché non sono cose facilmente perdibili data la grandezza. E questa praticamente è un coso di gomma che si aggancia così al lavabo, si aggancia anche al tavolo, oibò, comunque si aggancia al lavabo e poi andate a lavare i pennelli. Quindi lo trovo, secondo me, molto molto utile. Così come è utile questo, secondo me, perché si attacca al muro e poi ci sono questi vari gancetti, appendini, in cui si possono mettere varie cose. Io questo qua l'ho pensato per le varie collane che ho da mettere all'interno dell'armadio, per esempio, e metterci tutte le collane dentro. Così eliminiamo un po' di tronfrusaglio in giro. E poi, anche molto utile, sono questi, che sono dei gancetti che si mettono così praticamente, vedete, si aggancia così con una mano, perdonatemi ma con una mano è molto difficile, comunque sempre per chiudere i sacchetti, per salvare le fragranze dei cibi. E secondo voi Carmen Passione Cuore poteva non prendere questi due gancetti? No. Qualcuno tra voi mi aveva detto tempo fa, quando io cercavo quelli di Essence, che su Shein c'erano gli stencil per le sopracciglia. E quindi io che ho fatto? Le ho prese. Vedremo un po', le utilizzeremo insieme, vediamo un po' come ci troviamo, ragazze. Tra l'altro di queste vedete anche il codice. Tornando al settore biscotti, ho preso poi questi tre stampini che sono molto carini. Perché fare i biscotti in questa forma, secondo me, significa veramente fare i biscotti. Il biscotto ha questa forma, quindi io lo volevo, la volevo da tempo e finalmente la c'ho. Ok. Ho preso queste spugnette che sono molto molto carine, secondo me, per mettere la cipria quando si fa il baking nella zona perioculare. Tra l'altro sono, mamma mia ragazze, di una morbidosità e setosità veramente, mamma mia, bellissime. Poi ho preso queste, molto cute la confezione, carina carina. E poi indovinate cosa c'è dentro? Allora, fermate il video e indovinate cosa c'è dentro. Eccovi qua, siete tornate, curiosone. Ora vi faccio vedere cosa c'è. Ecco, ci sono spugnette mini per il trucco. Io queste le utilizzerò per il contorno occhi sempre. Quindi con queste metterò la parte cremosa, quindi correttore, BB cream, insomma quello che utilizzerò di volta in volta. E poi andrò a mettere la cipria con questa. Questa ragazza è qualcosa di spettacolare veramente. Poi che altro ho preso, ragazze? Invece un'altra cosa che ho preso è questa sorta di cassettina in alluminio, insomma, non lo so, però secondo me è molto carina, che si aggancia al muro senza bisogno di rompere, perché va attaccata con degli adesivi, quindi spero che regga. Comunque nel frattempo l'ho messa insomma, da un'oretta e sta, l'ho pure riempita tanto perché ci ho messo, come vedete, tutto quello che mi serve per la mia skin care. E quindi super super carina per organizzare, secondo me, tutto e non avere tutto fra i piedi. E poi ho preso questo porta pennelli girevole, che secondo me è molto carino, è bello fermo, poi è carinissimo perché quando vi serve prendere un pennello lo prendete, poi girate e trovate l'altro, insomma, e poi è veramente aesthetic, secondo me, troppo carino. Buongiorno, buongiorno amiche mie, non mi andava di chiudere il vlog in quel modo senza farmi vedere e quindi eccomi qua. Comunque ragazze, niente, stamattina ancora abbastanza scazzata, devo dire, anche se una gioia, mi sono pesata e ho 1 chilo in meno, però vabbè, in questo momento è importante per me, ma non essenziale, sono altre le cose che mi interessano e devo valutare e vedere. E niente ragazze, stamattina
Mi sono rimessa un po' i braccialetti per, per tintinnare un po', perché serve. Serve tintinnare, li avevo tolti perché negli ultimi esami che ho fatto, negli ultimi accertamenti, non potevo tenerli. E anche per la pesata, tra l'altro, cosa che non avevo mai fatto prima, la dottoressa me li ha fatti togliere tutti e quindi ero rimasta desnuda. Oddio mio, desnudissima. Comunque niente ragazze, io stamattina sono andata a fare una piega, come vi ho detto anche su Instagram. Se non mi seguite, malissimo ragazze, seguitemi anche su Instagram. Ancora non mi sono messa nemmeno a organizzare la giornata, cosa che faccio sempre, quindi adesso mi metto ad organizzare le mie aziende. Tra l'altro a volte penso, ma che cazzo me devo organizzare alla fine, però dai, insomma ragazze, sono troppo, è un periodo in cui sono troppo scazzata. Stamattina una ragazza su Instagram mi ha scritto, si vede che la tua è rabbia che sottende paura. Rabbia sicuramente ragazze, perché chi non sarebbe arrabbiata al posto mio di questa continua lotta imposta dalla vita? Sì, sono arrabbiata, inutile negarlo. Paura, non lo so, non saprei, non so in realtà. Stamattina tra l'altro non la definirei proprio paura, ma è una serie, un mix di sentimenti contrastanti che non riesco nemmeno a spiegare. Ecco perché molte volte dico sono quello che non racconto, ed è una cosa verissima. Io sono quello che non racconto, soprattutto quello che non racconto. Ho rimesso anche la catenina a forma di corna perché serve. E poi che altro vi volevo dire? Ah, ragazze, mi sono truccata con tutto il mio nuovo materiale cosmetico, mi sono anche fatta le sopracciglia con gli stencil che vi ho fatto vedere ieri. Ce ne sono millemila, quindi non so, devo valutare, devo provare tutte e poi decidere quelle, e poi decidere quello che secondo me è più adatto al mio viso. Queste non mi dispiacciono, avevo fatto un altro prima di queste, avevo utilizzato un altro stencil ma non mi piacevano, quindi ho fatto questo qua, ma secondo me non sono affatto male. Che dite? A me piacciono, mi danno un allure. Comunque niente ragazze, questo è quanto. Io adesso vi saluto e chiudo questo vlog, so che nel frattempo sia diventato bello lunghetto, quindi vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e con me ci vediamo al prossimo vlogmas, spero sia presto e spero di essere meno scazzata. E niente ragazze, questo è